L'ultima bozza dell'alto aziendale sul tavolo del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno, il dottor Vigiani, fa sapere in un comunicato stampa il consigliere regionale Giovanni Baldi, prevede per il Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni un polo di accoglienza per la donna, per la mamma e per l'evento nascita, oltre a conservare tutta la rete dell'emergenza. Al Santa Maria dell'Olmo sono attribuiti 97 posti letto. Nello specifico, queste le divisioni, i moduli e gli ambulatori previsti. Punto di primo intervento a gestione ospedaliera con presa in carico del paziente. Rianimazione con 4 posti letto. Chirurgia generale con 8 posti letto. Senologia con 6 posti letto. Endocrinochirurgia. Chirurgia plastica ricostruttiva con 15 posti letto, radiologia generale H24, laboratorio d'analisi H24, ostetricia e ginecologia chirurgica con 16 posti letto, pediatria con 9 posti letto e 10 culle, medicina generale con 20 posti letto e con annesso modulo di cardiologia con tutti i cardiologi attualmente presenti con guardia H24 per la prevalenza di accessi in regime di urgenza presso il nostro ospedale. La cardiologia sarà ulteriormente fornita di tecnologie avanzate in costante collegamento con le specialità emergenziali cardiovascolari del Ruggi. Dermatologia con 9 posti letto, ambulatorio di ortopedia, conclude il consigliere regionale Baldi, con tutti gli ortopedici presenti con turnazione H12 come adesso. L'ambulatorio intercetterà i possibili utenti da arruolare nelle linee chirurgiche delle sedi del Ruggi e di Mercato San Severino.